Simone mai. Francesco Renga, guarda mio amore, alle 11:10 minuti. È bello su Studio 90 Italia perché dovete sapere, chiaramente, fuori diretta, prima di andare in onda si parla, si chiacchiera. E a tal proposito io vorrei salutare il mio ospite. Buongiorno, buongiorno, parlo con il vice direttore Francesco Sorbello della Confcommercio, che saluto. Buongiorno, ben trovato, benvenuto, bentornato direi. Sì, grazie a tutti voi e grazie per l'invito. Un abbraccio e un augurio caloroso a tutti gli ascoltatori. Ecco, è un grande piacere ospitarla nuovamente qui, perché si parla di un argomento molto importante, molto sentito direi, soprattutto in questo momento. Si parla, a parte di commercio, si parla di tanti punti fondamentali che riguardano anche soprattutto la nostra città. Ecco, vorrei sapere un po' qual è la situazione attuale a Catania in questo momento per quanto riguarda appunto il commercio, il bilancio. Ecco, cosa sta accadendo adesso? So che ci sono delle novità. Sì, la novità, purtroppo che non è una novità, è il bilancio dell'amministrazione comunale, la situazione finanziaria del nostro comune, che ci lascia molto preoccupati. Solo questa notte è stato approvato il bilancio previsionale del 2016 e questa è un'anomalia. Non è assolutamente normale che un bilancio previsionale venga approvato a fine anno, e purtroppo è per terzo anno consecutivo che succede questa situazione. Nel 2014 fu approvato a novembre del 2014, il 2015 il previsionale, il 30 dicembre del 2015 il previsionale, il 2016 solo questa mattina nella nottata di oggi, e quindi è una situazione che ci lascia molto preoccupati. E noi chiediamo al sindaco, facciamo una richiesta ben specifica di fronte a questa situazione, perché questa è un'anomalia, tra l'altro un bilancio che viene approvato senza il parere obbligatorio dei revisori dei conti. I revisori dei conti questa notte hanno scritto che non possono esprimere un parere perché l'emendamento è stato presentato solo in tarda serata di ieri, e quindi non sono nelle condizioni di poter esprimersi sul bilancio di previsione. Allora, rispetto a una situazione così anomala, noi chiediamo che il sindaco spieghi alla città come stanno le cose, quali sono le condizioni delle finanze del comune di Catania. Perché queste anomalie? Ecco, il sindaco deve uscire allo scoperto e deve spiegare in modo molto chiaro, in modo molto trasparente, con una onestà intellettuale che noi gli vogliamo riconoscere, ma deve venire a spiegare alla città, alle forze sociali, non solo al consiglio comunale, in forma pubblica, possibilmente cosa sta succedendo al comune di Catania, perché questo è il preludio del predistesso finanziario. Cosa vi aspettate da questo nuovo anno? Beh, noi ci aspettiamo una inversione di tendenza rispetto a una serie di tematiche che purtroppo in città non sono state affrontate. Alcune sono tipiche del commercio, ma altre più in generale riguardano un po' tutta la città, a partire dal piano regolatore generale, che ci si è intestati che non si debba fare. Il piano regolatore generale va fatto, lo dicono le norme, e così è. Quindi una idea di piano regolatore generale dobbiamo averla. Noi come Confcommercio abbiamo proposto all'amministrazione di recuperare il piano che l'amministrazione Stancanelli aveva predisposto, depurarlo di quelle criticità che noi stessi come Confcommercio avevamo tirato fuori e che erano molto pesanti. Depurandolo di le due o tre cose, ecco, potrebbe essere una buona base di partenza per avere in città un piano regolatore generale. Ecco, se qualcuno volesse intervenire, noi vi diamo il nostro numero WhatsApp, SMS 380 19 33 500. Siamo in piene festività natalizie. Ecco, quale è secondo lei e quale sarà il bilancio di queste festività natalizie? Poi magari lo vedremo più avanti, però cosa prevedete per queste festività? Ma noi prevediamo un leggero incremento per il secondo anno consecutivo. Nel 2015 andò abbastanza bene, ecco, ci fu un leggero incremento. Riteniamo che anche quest'anno un più 2, più 3% possiamo registrarlo. Certo, non è una impennata di quelle decisive, di quelle importanti, comunque è un segnale positivo. Speriamo, insomma, di poi potervi confermare questo dato subito dopo il Natale, quindi tra il Natale e il Capodanno. Noi tra poco torniamo sempre con il vice direttore Francesco Sorbello della Confcommercio di Catania. Intanto vorrei ricordare ancora una volta 380 19 33 500. Dovete sapere anche che il vice direttore Francesco Sorbello è un appassionato di musica, specie di un artista che tra l'altro noi intervisteremo il 22 dicembre, quindi con mio immenso piacere chiedo
chiedo direttamente al vice direttore Francesco Sorbello di annunciare questa canzone che ha scelto e perché. Beh, allora, Ninni, perché è una canzone sulla famiglia, io la definisco la canzone tridimensionale, una canzone molto dolce che racconta della famiglia dello stesso Vecchione che lui rincontra su questo treno 20 anni dopo, quindi si rivede da ragazzino, una canzone molto dolce. L'ascoltiamo insieme, Roberto Vecchioni, Ninni, su Studio 90 Italia, solo musica italiana, restate con lei, la faccio parlare anche di musica, parliamo Grazie. Di tutto con lei, torniamo tra pochissimo. E con questo sottofondo di questa canzone bellissima di Roberto Vecchioni torniamo in diretta per parlare ancora con il vice direttore della Confcommercio, Francesco Sorbello. Sono tanti gli argomenti da affrontare sicuramente con lei. E quest'anno si parla ancora di bilancio, si parla di questa crisi che in qualche modo si cerca di superare. Ecco, mi diceva che si prevede un picco positivo per queste festività natalizie, quello che ci auguriamo. Però cosa si potrebbe fare, secondo lei, per fare in modo che qualcosa finalmente cambi? Noi abbiamo fatto delle proposte al neo assessore alle attività produttive e l'assessore Nuccio Lombardo. Sono delle proposte, devo dire, molto concrete su cose che si possono fare. Dobbiamo tenere conto del fatto che questa amministrazione di fatto ha non più di 12-13 mesi di attività, perché poi si andrà al rinnovo appunto degli organi e del Comune di Catania. In questi 12 mesi perlomeno potremmo approvare due regolamenti che noi riteniamo utili per avere un impatto occupazionale e commerciale positivo sulla città. Il primo è il regolamento sui deoro, sugli arredi che vengono permessi appunto alle attività di ristorazione, ai bar. Fare questo regolamento, che non è complicato, tutte le altre città ce l'hanno, non capiamo perché qui a Catania è così difficile fare un regolamento. Tra l'altro abbiamo fatto anche delle proposte che dal punto di vista architettonico possono reggere e sono spendibili anche con la sovrintendenza. Avrebbe un regolamento di questo genere un impatto occupazionale positivo di non meno di 200 unità. Ecco, un impatto di 200 unità in un periodo di questo, come questo, ecco, è un impatto occupazionale veramente forte, positivo e che bisogna cogliere. E io ritengo che in 2-3 mesi è un regolamento che possiamo approvare. Secondo, abbiamo in Consiglio Comunale una proposta di regolamento sui parcheggi pertinenziali. Questa dei parcheggi pertinenziali è una norma regionale che di fatto, se non approvata, inibisce l'apertura di strutture con più di 200 metri quadrati di superficie di vendita. Allora, permettere l'apertura invece di strutture con più di 200 metri quadrati di vendita facendo questo regolamento avrebbe un doppio impatto positivo, sia dal punto di vista commerciale, perché sono nuove attività che si insediano nel nostro tessuto certo. urbano e nel centro storico in modo particolare, e quindi fanno da traino commerciale anche per le altre attività. Ecco perché le attività commerciali più sono e più rendono appetibile una certa zona della città. Anche in questo caso la squadra, ecco. Perfetto, è la squadra. E secondo, un risvolto positivo anche in termini urbanistici, perché andremo a recuperare immobili che altrimenti restano abbandonati a se stessi. Allora la funzione commerciale serve anche alla riqualificazione urbanistica. Io dico, se non c'è commercio non c'è città, e dove non c'è commercio c'è degrado urbano. Quindi recuperare e permettere la funzione commerciale all'interno dell'area urbana e del centro storico, anche con strutture superiori a 200 metri quadrati, è semplice. C'è un regolamento in Consiglio Comunale, è già pronto, non capiamo perché è fermo da 2 anni e non si riesce a sbloccare. Sono due regolamenti che in 3-4 mesi potrebbero avere la luce e avere un impatto decisamente positivo in termini commerciali e in termini occupazionali, e arricchirebbero di contenuti la città, il suo centro storico e l'area urbana consolidata. Molti commercianti inoltre lamentano il fatto che ci siano delle strade chiuse in questo periodo soprattutto. Beh, l'ultima strada che è stata chiusa è quella via Dusmet, e qui è stato fatto un errore strategico. Noi avevamo chiesto la sospensione del provvedimento, quindi che il provvedimento fosse spostato al 7 di gennaio, perché chiudere una strada all'inizio ha sempre dei riflessi negativi, perché è tempo che gli utenti si abituano, c'è questa fase, e allora andare a creare disagi sotto il periodo natalizio alle imprese commerciali non aiuta e non è neanche corretto. Purtroppo il sindaco Bianco non ha voluto così
venire incontro a questa richiesta, che era una semplice richiesta di sospensione per 20 giorni. Quindi, riepilogando, cosa chiedono i commercianti in questo momento? Cosa bisogna fare per riuscire in qualche modo a portare avanti e a far rinascere nella maniera giusta il nostro commercio? Perché poi, insomma, abbiamo tantissime cose da proporre alla gente, quindi speriamo che questi commercianti abbiano la possibilità di farlo, ecco. Guardi, noi la prima cosa che chiediamo è che il sindaco esca allo scoperto e dica quali sono le condizioni finanziarie del comune di Catania, perché ci sono state queste anomalie con approvazione di bilanci previsionali per terzo anno consecutivo in estremo ritardo, perché vengono fatti alla fine dell'anno. Ecco, questa è la prima cosa che chiediamo. Il sindaco ha, a nostro avviso, il dovere di spiegare alla città qual è la vera situazione. Poi torno a ripetere. Chiaramente il sindaco, qualora volesse rispondere adesso, anche adesso in diretta, ha la possibilità di farlo, chi per lui, insomma. Seconda cosa, ecco, questi due regolamenti potrebbero essere approvati da qui a 3 mesi e, ripeto, avranno un impatto occupazionale e commerciale decisamente positivo. E poi dobbiamo fare un ragionamento sul sistema della viabilità e dei parcheggi. Noi abbiamo fatto una proposta anche qui concreta, quella di recuperare i progetti di 3 parcheggi interrati, quello di Piazza Lupo, quello di Piazza Verga e quello di Piazzale Raffaello Sanzio, e sono tutte e 3 strategici. Piazzale Raffaello Sanzio perché andrebbe a filtrare i flussi veicolari verso il centro, invece Piazza Verga e Piazza Lupo sarebbero a disposizione delle attività direzionali e commerciali nelle ore diurne, mentre Piazza Lupo anche nelle ore notturne ha vantaggio delle attività della movida. Quindi sono 3 parcheggi decisamente strategici. Ecco, staremo a vedere ciò che accadrà. Io la ringrazio tantissimo, vice direttore Francesco Sorbello della Confcommercio. Ci rivediamo dopo le vacanze di Natale. Intanto le auguro buone feste, auguriamo buone feste a tutti coloro che in questo momento sono in attività commerciale, quindi speriamo bene per tutti. Faremo il bilancio dopo le festività, va bene? Con piacere, auguri di buon Natale. Buon anno a tutti. Noi torniamo tra poco invece sempre con Stelle di Giorno. Studio 90 Italia, solo musica italiana.